Bella raga, oggi volevo parlarvi un po' delle mie due ruotine, della mia passione della ruota. Visto che da un po' che non facevo due chiacchiere con voi, ho pensato che era giunto il momento di fare un bilancio dei primi 2 mesi con la mia bella ruotina. Anzi, a dire il vero, ormai sono le mie belle ruotine, perché in effetti sono diventate due nel frattempo, ma se seguite un po' il canale lo saprete già. Come sapete già che io sono Davide Davastato e come saprete già che se vi piacciono i miei video sarebbe carino che lasciaste un like e vi iscriveste al canale, così almeno vi tenete aggiornati sulle mie stupidaggini. Allora, cominciamo a parlare della mia storia. Io ho comprato esattamente 2 mesi fa, ho comprato il mio primo monoruota, era il 24 di giugno, e ho comprato un KS 14M della Kingsong. Ragazzi, è stata l'affare della mia vita. Da quando ho comprato quella ruota, io non faccio altro che andare in giro con la ruota, è diventato il mio mezzo di trasporto principale. Sto risparmiando 20 euro alla settimana di benzina. 20 euro, non so se è poco, vedete voi. In ogni caso, la mia prima ruota adesso vado a presentarvela. Ovviamente vi metterò qualche foto perché nel frattempo la mia prima ruota è diventata così. Via. È passato un mese, ho fatto molti esercizi, molti allenamenti. Questo è il Kingsong KS14M, ragazzi. È una ruotina fantastica. I primi tempi è perfetta perché comunque non va tanto forte, quindi non rischiate di ammazzarvi anche se cadete. Scendete perché ai 20 all'ora via non è così grave. Fate un saltino e siete giù. Inoltre è abbastanza leggero, sono circa 12 kg di peso, ha 15 km di autonomia e in mezz'ora è carico. Un'ora, toh. C'è da dire che gli ultimi 20-30% della batteria tribula, nel senso le salite già non le fate più. Quindi voi calcolate che con 15 km vi devono rimanere almeno un bel 5 km di autonomia per tornare a casa, perché se no non tornate manco a casa e incomincia il tilt back e comincia a far così e buttarvi giù dalla ruota. Comunque, è facilissimo. Imparate in 2-3 giorni e con un po' di esercizio andate in giro per tutta la vostra città senza problemi. A dire il vero, qualche problema potreste averlo, perché in effetti non è molto legale, perlomeno c'è questa legge sperimentale in atto che parla. Sì, via, adesso poi vi metterò la tabella, guardate la tabella, e comunque le ruote a quanto pare sono paragonate agli hoverboard, ma come fa a essere paragonata a un hoverboard questa cosa qua? Assurdo. Comunque, in pratica non potremmo usarla se non nelle aree pedonali senza superare i 6 all'ora. 6 all'ora. 6 all'ora vado a piedi, faccio prima, decisamente. Comunque, questo qui non è un hoverboard, questo qua è una ruota da 14 pollici, ha 800 watt di potenza motore, fa delle salite di circa 30 gradi di pendenza senza fare una piega. Gli scalini, nessun problema, le discese nessun problema, fatelo con un hoverboard. Adesso sinceramente dovremmo girare sulle ciclabili come le bici, perché è la cosa più sensata, forse più logica, ma ci arriveremo. Comunque questa ruotina qui il primo mese mi è stata molto utile per imparare, infatti vedete l'ho distrutta completamente, c'è la maniglia che non si incastra più da una delle parti, l'ho dovuta smontare. Comunque l'ho ordinata, tra un po' mi arriva, vi farò anche un bel video, vi faccio vedere come si cambia la maniglia. Non ci vuole un cazzo comunque. Questo, il gommino, è la prima cosa che ho perso, perché i primi 3-4 giorni questo affare era sempre per terra. Ecco perché ho deciso di foderarlo con questa pellicola nera, comprata su Amazon, puoi capire tanta roba. E gli ho aggiunto ancora queste due gomme. Le ho appiccicate con del biadesivo e questo è il punto che patisce praticamente di più. Quando cade qua, qua, qua e qua. Lì è da proteggere. Infine gli ho aggiunto ancora delle striscette Katarin frangenti perché questo modello qua di Kingsong non ha LED. Quindi di notte sì, avete la luce davanti, dietro, che comunque si accende in quale direzione state andando, ma non ha altre luci aggiuntive che possono rendervi visibile di notte. Ecco perché gli ho aggiunto queste due striscette. In ogni caso, passato un mese, andare ai 20 all'ora diventava un po' stretto per me. Poi ognuno, magari per uno che lo vuole usare solo in città va benissimo, ma per me che voglio farci viaggi non va bene. Allora ho pensato bene di
cambiare e mi sono comprato questo, ragazzi, questo sì, questo è la svolta. Con questo è tutto un altro paio di maniche. Con questo, certamente comprato da Giuseppe di Nail Motive, un grande, ragazzi, se volete dei monoruota, questa può essere un'opzione, poi fate voi. Questo carissimo monoruota, carissimo nel senso a me caro, oltre carissimo, mi sta facendo davvero divertire, perché intanto c'è un'autonomia di 60 km e sono 60 km, quindi puoi capire, 60 km già ci vuole un attimo a farli. In più fai 35 all'ora anziché i 20. In più ha le lucine, ha i LED davanti, ha i LED dietro, ha il Bluetooth che si connette. Tanta roba, ragazzi. Con questo, come potete vedere nei miei video, si fanno delle belle avventure. Si va in salita, si va in montagna, si va sulla ciclabile, si va sullo sterrato, si va dappertutto. Quindi, ragazzi, abbiamo un piccolo Kingston e un grande Kingston. 1200 watt di potenza motore, 680 watt ora questo, c'è anche il modello da 840, questo è il 680, fa 60 km, l'altro ne fa 70. Comunque 35 all'ora di velocità, vi ho detto tutto. Questo qui è un gioiellino, ragazzi, un gioiellino. Se proprio devo trovargli un difetto, sono ste pedane dure come... Madonna, sono durissime, ragazzi, sono durissime. Comunque, conclusioni, divertentissimo. Piove, lo prendo. Fa bello, lo prendo. Fa caldo, fa freddo, lo prendo. A meno che non devo portare i bambini da qualche parte che non posso prenderlo, lo prendo. Ragazzi, però mi raccomando una cosa: casco, non sono ancora passato a quello integrale, ma penso che lo farò. Guantini per le manine e protezioni gomiti ginocchia. Allora, vi devo confessare che due giorni fa, dopo esattamente due mesi, ho fatto il mio primo volo. Quando intendo volo, intendo che stavo beatamente andando a lavorare e a un certo punto mi sono trovato per terra. Cioè, ma è incredibile, ragazzi, una cosa... Voi date magari per scontato la sicurezza, non mettete niente, ma tanto non cadete. Cadete una volta, che non ve l'aspettate, vi rovinate. A me è andata bene perché andavo pianino. Quindi mi sono un po' girato il polso, ma dopo due giorni qua funziona già benissimo, quindi mi è andata benissimo. Ma mi raccomando, se comprate una ruota elettrica, comprate insieme delle belle protezioni, a seconda di quanto ne avete bisogno. Comunque, ragazzi, per oggi penso che vi ho detto già tante cose. Non che voglio ancora dirvi che vi voglio bene, continuate a seguire il mio canale, aumentate le visualizzazioni, aumentate i like. Se avete delle domande da farmi, fatele. Se avete delle domande da farmi, fatele. Se avete dei consigli da darmi, datemeli, perché io è solo due mesi che guido la ruota, quindi io sono ben accetto a tutti i consigli. Ragazzi, un saluto, un piacere e alla prossima. Ciao!